Dunque, la scoperta è di due professori dell'Università del Campus Biomedico di Roma, Paolo Pozzilli e Rocky Stroll, legata ad una, ecco qui, professor Pozzilli, ad una molecola, e presto si potrebbe arrivare ad un test economico e pratico per sapere in tempo se un giovane, un ragazzo, si potrà ammalare di diabete. L'anticorpo OXPTM-INSAB è una molecola presente in quasi tutti i bambini destinati ad ammalarsi poi negli anni a venire, anche, pensate, 11 anni dopo, di diabete giovanile o di tipo 1, insulino dipendente, una malattia autoimmune, cioè che produciamo noi stessi con il nostro organismo. Secondo il team, nel 95% dei bambini destinati a diventare diabetici è presente questo tipo di molecole. Potrebbe essere la prima spia davvero utile per prevedere l'insorgenza di una malattia che solo in Italia colpisce oltre 300.000 persone, con una crescita del 3% annuo nel numero di giovani ai quali viene diagnosticata. Ora la ricerca va avanti e c'è già un brevetto internazionale per un test del sangue semplice ed economico.